Però non c'è una cosa che deve fare le manine, se ne deve andare in grado, non ho mai il controllo spinto, pertanto c'è il mio amico, però io ho dovuto dopo una giornata alla fine la tiro questo è più grave, certo, c'era un problema più grave, poi fanno una generazione, ci stanno guardando, il viaggio schierò, vede hai capito, stai riprendendo a me, prendevo la bottiglia, poi la spaccavo. Sì, non è il telefono. Michele all'antidoping. Ecco quello fanno i siciliani al lavoro. Tipica giornata dei siciliani al lavoro. E lui è il capo della compagnia. Stanco, faccio le fissioni. Capo Mulini. Che bellissimo. Capo Sant'Alessio. E lui sei, no? Capo Passera. E di dove? Quadrali ragazzi. Capo Sant'Alessio. Ti faccio ridere. Sono un buffone. No, John, io veramente. No, aspetta. È abbastanza cresciuto. Chiamiamolo, ormai chiamiamolo un attimo. Danny, vieni qua, Danny. Danny, oggi, mamma mia, che puntata oggi. Ragazzi. È qui. Abbiamo un minuto, un minuto. Abbiamo... Vabbè. Danny, dove stai? Danny e Jacopo sarebbe una coppia veramente... Sì. Il capo dei capi. Sarebbe con Danny De Vito, sarebbe veramente... Certo. A proposito di Capo dei Capi e Danny De Vito, nei prossimi giorni avremo anche Massimo Gobbi, che è il regista di Scarface 2, quindi lo contatteremo e avremo anche lui. Nome importante. Scarface che sarà girato in Sicilia, quindi attenzione, nelle prossime settimane cominceranno le riprese. Faremo poi dire direttamente da lui quello che si sta... E poi Jacopo ci ha promesso prima che ci porterà qui Raul Bova. Ecco, diciamo questa cazzata, così ci ascoltano sempre, che aspettano Raul Bova. Dove Raul Bova domani? Per 5 minuti. Chi è? No, è già adesso, no, domani dia Raul, siamo già troppi oggi. Domani dai Raul, per favore, dai. Domani, dai. E dobbiamo pure chiudere la trasmissione. Raul, per favore, Raul, domani, dai, domani, non è possibile ora, dai. Ma vaffanculo, va, dai! Ma come? Come, noi l'abbiamo fatta così bella, così da... Va bene, ha rovinato tutto, va bene. È tutto un'altra cosa. Certo. È tutto un'altra cosa. Allora, il delfino 2. E poi cosa c'è in programma? Hai capito? Però c'è questo, che c'è tanto. Tu sei a Roma ormai, ti sei trasferito fisicamente a Roma. Sì. In quel della capitale. In quel di Roma. Come si sta? Vi ricordo, per le selezioni del Cantabimbo, il 347-8225-292. 347-8225-292. Un bacio a tutti. Italatalabica, questi sono. Bene. Che si sta occupando della... Poi, chi abbiamo? Abbiamo la psicologa, la Mora. Ciao a tutti.
Mi rivolgo a te, vieni, non precludere il tuo sogno. Giorno 15 al Marina Palace, hotel La Citrezza, ciao. Accogliamo questa, questo... Lo sai che stava venendo subito, invece mi rivolgo a te, lo sai che stavo lasciando la puta. Sì, siamo qua. Poi, e poi chi dobbiamo salutare, velocemente perché siamo in ritardo mostruoso. Allora. Mi raccomando, Marina Palace, il Candabimbo, ciao a tutti. Eccola qui, ecco la nostra bionda e poi il nostro amico. Mi raccomando, tutti i bambini un canterino, tutti i giorni, giorno 15, tutti i giorni Marina Palace, portate una base così vi sentiamo meglio. Cioè canterino sei piccolino, canterano sei grande. Certo. Anche bambino ballerino. Ecco, benissimo. E infine salutiamo il nostro amico Jacopo Cavallaro. Sì, è sempre un piacere. A presto. Grazie, anche per noi. Non mi ha scritto qui il messaggio, sì. Non verrò più. No, invece no, se vengo porto un libro. Ecco, porto un libro così parleremo di letteratura. Venite, noi diciamo questo, venite anche voi. Così ecco, è arrivata la risposta per l'SMS, è femmina. È femmina. Sesso femminile. Buono, ci siamo, si può fare. Bene. Dai, l'ultima foto, finalmente ce ne siamo. Noi. Vai. Michele, girati! Ma come puoi essere che sei un teatrante? Che bella giornata! Ma che bella giornata! Quindi ci hai inserito su Radio Londra? Sì. Sì, siete inseriti tutti quanti. No, thank you. Troppo bello. Domani sarà argomento. Sì, ora prendo tutti. Tanto è. Va bene. Io direi di togliere le tende.